Salve ascoltatori di Radio Smeraldo, oggi come promesso la puntata è dedicata interamente a Moreno Donadoni. Scopriamo qualche informazione in più su quest'artista. Moreno Donadoni nasce a Genova, la madre originaria della Sicilia, mentre il padre proveniente da Napoli, luogo del quale ha formato la sua prima crew, ovvero gli ultimi A e D, un collettivo di freestyle composto da 5 elementi. Inizia ad entrare nella scena rap partecipando subito al primo contest, arrivando secondo al Sound Village di Prato. Di seguito a Milano, presso il laboratorio Nomama, si sfida e vince la battaglia finale contro Emi Schilla, ottenendo così la possibilità di fare il primo concerto a Milano con la sua crew. Successivamente inizia a partecipare alla massima competizione italiana di freestyle, ovvero Tecniche Perfette. Si aggiudica il primo titolo regionale nel 2007 in Liguria. Fa lo stesso nel 2008, mentre nel 2009 vince la finale regionale a Pisa, in Toscana. Grazie a queste vittorie regionali può partecipare alla massima competizione nazionale di Tecniche Perfette. Partecipa quindi ai quattro finali, ottenendo due secondi posti nel 2008 e 2009, trionfando nel 2011, diventando quindi campione nazionale di freestyle. È il rapper con più riconoscimenti della manifestazione. Nel 2012 ha partecipato alla prima edizione di MTV Spite, dove è arrivato fino alla semifinale, eliminato poi da Fred De Palma. Sempre nel 2012 ha trionfato alla Bartol Arena organizzata a Bologna. Ha realizzato con gli ultimi ID 3 mixtape e 2 album in download gratuito, prodotti da Francesco Morabito. No Grazie 2009 e No Grazie Parte 2 2012. Nel febbraio del 2013 Moreno entra ad Amici di Maria De Filippi e diventa il primo rapper ad essere ammesso nel talent show. Di seguito raggiunse la fase serale del programma entrando a far parte del team capitanato da Emma. Nel corso del serale ha duettato con diversi artisti, tra cui Fabri Fibra, Fedez, Francesco Renga, la stessa Emma e Massimo Ranieri. Durante la trasmissione firma con l'etichetta discografica Universal Music in collaborazione con la Tempi Duri, con le quali pubblica il primo album da solista, Stecca, uscito il 14 maggio 2013. All'interno del disco ci sono brani scritti dello stesso Moreno e gli altri assieme a Fabri Fibra e vede la produzione di Madeline, team francese già al lavoro con Fabri e Marrakesh, Tagagi Beats, beatmaker dei gemelli diversi e J-Ax, ed infine DJ Shablo. All'interno del disco è presente anche un featuring con Clementino. Stecca ha debuttato direttamente alla prima posizione della classifica Fimi Artisti, dove vi è rimasto per altre 2 settimane. Nella terza settimana di rilevamento viene certificato disco d'oro per aver venduto oltre 30.000 copie, mentre nella settimana successiva diventa disco di platino per aver venduto oltre 60.000 copie. Nel mese di luglio l'album viene certificato doppio disco di platino per le 820.000 copie vendute. Il 1 giugno 2013 viene proclamato vincitore di Amici, conseguendo anche il premio della critica giornalistica. Mentre il 3 giugno 2013 è uscito ufficialmente in radio il primo singolo estratto da Stecca, ovvero Che Confusione, singolo presentato anche dai Win Music Award 2013, dove è stato ospite. Il brano ha raggiunto la sesta posizione della top digital download italiana e è stato certificato più tardi disco d'oro. Il 15 giugno è stato ospite agli MTV Awards 2013, dove ha cantato il singolo Che Confusione. Nell'estate 2013 partecipa alla prima edizione del Music Summer Festival The Zenith Live, evento preregistrato nel mese di giugno e composto da 4 tappe svoltesi a Piazza del Popolo a Roma. Il successivo spettacolo è stato mandato in onda su Canale 5, il mese seguente suddiviso in 4 puntate. Nello stesso periodo, inoltre, prende parte all'11ª edizione del Radio Norba Battiti Live. Verso la fine del mese di luglio è stato pubblicato il secondo singolo estratto dall'album, Sapore d'estate. Nell'autunno 2013 canta assieme a Max Pezzali il brano Tieni il tempo, dello stesso Pezzali, come sigla di Colorado. Durante l'intervista Occupi DJ, trasmissione che si occupa di musica, ha dichiarato che il suo nuovo singolo sarà la novità in coppia con Fibra. Il secondo album, in studio del rapper, intitolato Incredibile, è previsto per i primi giorni di aprile 2014. E vanterà collaborazioni importanti, tra cui Fiorella Mannoia, Alex Britt, Annalisa, Gay Pequeño del Club Dogo e J-Ax. Il 13 marzo 2014 è stata rilevata la lista tracce dell'album e svelato il singolo Apripista, intitolato Sempre Sarai, in duetto con Fiorella Mannoia, e pubblicato il 14 marzo. Nello stesso giorno, Incredibile, è stato reso disponibile per preordine sull'iTunes Store. Il 29 marzo viene scelto come direttore artistico della squadra bianca della 13ª edizione di Amici di Maria De Filippi, andando in sfida contro la squadra blu di Michel Bosé. Ma nel 2014 pubblica Supereroi in San Franzocchio, brano incluso all'interno della colonna sonora del nuovo film di Natale della Disney, Big Heroes 6. A fine 2014 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 con Oggi ti parlo così.
contenuto in Incredibile Sanremo Edition. Moreno Donadoni parteciperà a Progetto Amore, ospitato da Paolo Meneguzzi, ed è tra i primi ospiti confermati della nuova edizione della manifestazione benefica il 13 giugno a Chiasso. Sui suoi spazi ufficiali il rapper vincitore lo ha appunto annunciato ai fan e ha annunciato i prossimi impegni in Italia e all'estero. E adesso vi lascio con ascoltare il brano presentato da Moreno a Sanremo, Oggi ti parlo così. Alla prossima! Buon ascolto! Io mi odio, mi provoco, sto fermo e non mi muovo. Il tempo non mi passa e non ti dico che lo ignoro. Il tempo prende il volo in un momento. Prima mi sento solo e poi contento. Ma non è un passatempo, è un lavoro. È una passione il pass per arrivare al cuore. Tenerlo vivo come un bypass. Cifra dai gas, abbiamo il telepass. Come quella volta là, eravamo ancora a spasso. Sul tom, tom, via del successo. Poi non so cos'è successo. Sarà che non ho mai dato nulla per scontato. Ho puntato su chi mi ha raccontato qualcosa di vero. Zitto per zitto significa segreto. Dritto per dritto è un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso. Il tempo è sospeso. Crudo, spietato, diretto. Ma sempre fin troppo sincero. Parlo così. Zitto per zitto significa segreto. Dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso. Il tempo è sospeso. Non so un momento quanto dura, so che la vita è dura, è una fatica, antica tortura. Vorresti bloccargli il tempo, Nakamura, un'armatura è distrutta dopo una brutta figura. E oggi mi sento freddo, per questo parlo schietto. Parto diretto, come sul dischetto, almeno te l'ho detto, sincero, di petto, sei rimasto troppo indietro, adesso non ti aspetto più, spesso ti penso, mi chiudo, mi autoescludo nel buio, mi sento messo a nudo, crudo, questo progetto spreme sul serio, ti rende un oggetto. Del desiderio, yeah, non c'è niente di male, ma quando loro ti diranno che non sei male affatto, è la storia di un ragazzo cresciuto sull'asfalto che punta in alto dove il cielo è blu cobalto. Crudo, spietato, diretto, ma sempre fin troppo sincero. Sono fermo a quel momento quando tu mi hai detto crudo, spietato. Oggi ti parla così.